Buongiorno, bentornati nel mio canale. Oggi video tag dedicato alla rubrica 30 mesi di libri. Siamo arrivati alla quarta domanda, ossia il libro peggiore che tu abbia mai letto. Il libro che io considero il peggiore, che ho provato a leggere perché non sono neanche riuscita a finirlo, è Il quinto giorno. È questo libro qua, che è anche abbastanza spesso, come potete vedere. Io questo libro ho provato a leggerlo più volte, ma tutte le volte sono arrivata più o meno a metà, poco più della metà, e poi per sfinimento l'ho abbandonato, perché è un libro che secondo me non decolla, è veramente inverosimile, assurdo, noioso, e quindi io non sono proprio riuscita ad andare avanti. Ho letto un po' di recensioni su internet e ho visto che le opinioni sono molto contrastanti. C'è, diciamo, un gruppo di persone che è d'accordo con me e quindi scrive nei vari siti, nelle varie recensioni, che è un libro che non decolla, che è noioso, che comunque è stato abbandonato, quindi non sono l'unica che l'ha abbandonato, e altri che invece ne sono assolutamente entusiasti. Io devo dire che faccio parte di quella categoria che assolutamente non è riuscita a leggerlo. Io per fortuna non l'ho acquistato questo libro, mi è stato regalato, quindi insomma meno male che non ho speso niente, perché davvero sarebbero stati buttati via secondo il mio punto di vista. Avevo provato a leggerlo perché comunque la trama che avevo letto in quarta di copertina mi sembrava abbastanza intrigante. Questo quinto giorno era riferito al quinto giorno della creazione, attorno al quale sembrava esserci appunto un mistero che sarebbe riuscito a spiegare degli strani avvenimenti che stavano colpendo il mare, in particolare strane cose che stavano avvenendo in tutto il mondo e che quindi in qualche modo avrebbero addirittura messo in discussione il dominio dell'uomo sulla terra. Quindi ho pensato, vabbè, insomma, provo a leggerlo perché mi sembra tutto sommato un thriller che può essere intrigante. Invece l'ho trovato assolutamente noioso, assurdo, inverosimile, come dicevo prima, quindi mi ripeto, ma perché veramente l'ho trovato un pessimo libro, quindi una lettura assolutamente da pollice in giù, che io sconsiglierei assolutamente a chiunque. Però ripeto, le opinioni sono molto contrastanti, perché io ho letto anche di persone che questo libro lo hanno amato alla follia. Io non capisco come sia possibile, però è così. Io però ovviamente rispetto le opinioni di tutti e rispetto anche il fatto che a qualcuno potrebbe essere piaciuto questo libro, però io in questo video devo darvi la mia opinione, quello che secondo me è il libro peggiore che io ho letto, e io vi dico questo, Il quinto giorno. Se a qualcuno di voi è piaciuto, vi prego commentate il video qua sotto, scrivetemi che cosa vi è piaciuto, perché davvero io sono curiosa di capire che cosa di questo libro possa aver affascinato quella categoria di persone che appunto ne è rimasta così tanto entusiasta. Io mi fermo con questo video, vi do appuntamento con questa rubrica al prossimo mese e vi mando un bacio enorme.